Diversi anni io rincontro Bernardo e, come ha detto Mucchini, io e Bernardo in quegli anni stavamo su due fronti opposti, io a sinistra e lui a destra. Sì. E come vedere Mucchini per me significa una rivista da cui comincia tutto, che si chiamava Giovane Critica, una rivista che penso che si perde nella notte dei tempi. Come Mucchini, io penso che sia venuto il momento di superare quegli anni, nel senso, e questo devo dire al nostro onore, cioè nel senso, io faccio parte come te di un circolo culturale che è di Palestrina, e il 7 gennaio di quest'anno abbiamo fatto un incontro. L'incontro era tra due dei sopravvissuti di H. Valencia, il sottoscritto che all'epoca, come dicevi tu, no? Ci saremmo sparati, perché in quegli anni noi di sinistra... Io non prediligevo. Neanch'io, però erano quelli di H. Certo. Ecco, la serata è finita che io ho stretto la mano a quel ragazzo che si è salvato dall'assassino, mentre altri tre purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo lo porto io a mio nome, diciamo, circolo che rappresento, cioè mi sono preso schiaffi a destra e a sinistra, ovviamente, però ritengo che sia un dato fondamentale. Quella è la nostra storia, noi non ce la possiamo dimenticare, non la dobbiamo dimenticare, però dobbiamo dire, signori, quella storia non può essere cambiata. Vediamo avanti, andiamo avanti, continuiamo a vivere. Io ho avuto il piacere di incontrare Bernardo dopo tanti anni e posso dire che l'amicizia e la colleganza, chiamiamola così, non è mai venuta meno. Perché quando c'è a fondo l'essere umano, quando c'è a fondo la persona,